Carissimi amici di Medico Snake, sì, ok, si cambia nuovamente location perché sono in trasferta lavorativa nuovamente, ma al di là di questo è arrivato il momento di parlarvi della mia Canon, ovvero la fotocamera che mi sta riprendendo in questo momento, che ha preso il posto quasi a inizio anno per via di un furto che ho subito, e in quel furto si sono fregati anche la mia vecchia e buona Nikon Coolpix B500. Ma al di là dei dispiaceri, iniziamo subito dopo la sigla. Ragazzi, durante la intro avete sentito bene, ho subito un furto quasi a inizio anno e si sono fregati quella che era la mia fotocamera principale di videoripresa, ovvero la fantastica Nikon Coolpix B500 che ho portato qui sul canale, che ancora oggi vi ringrazio veramente molto perché quel video sta andando molto molto forte e molti mi state chiedendo consigli su di quella fotocamera. Ma al di là di questo, ragazzi, adesso vi parlerò della mia nuova fotocamera. Premetto che non sono un esperto in materia, ma vi dirò la mia su questa Canon PowerShot 6X730HS. Sì, Canon, però un nome più piccolino potevi trovarlo, ma vabbè, al di là di questo iniziamo subito. Come potete vedere è una fotocamera attascabile, compatta, e infatti è anche molto comoda da trasportare, e devo dire che una fotocamera compatta di questo genere non fa mai male. Per quanto riguarda la fotocamera, sulla parte posteriore possiamo trovare tutti quei pulsanti che ci consentono accensione e spegnimento, la videoripresa di un video, le ghiere che ci consentono di selezionare sia le modalità di scatto e sia le modalità di videoripresa. Ma oltre a questo troviamo il pulsante di scatto per una foto e troviamo anche la ghiera che ci consente lo zoom in e lo zoom out. Sulla parte destra invece troviamo uno sportellino che va ad ospitare il connettore micro USB che ne consente la ricarica, sì, avete sentito bene, poi a questo ci arriviamo dopo, ed un secondo connettore che ci consente di collegare la nostra fotocamera attraverso il connettore mini HDMI. Mentre invece sulla parte sinistra troviamo un pulsante che va ad attivare il flash. Sulla parte frontale troviamo tutti quei pulsanti che ci consentono di attivare tutte le varie modalità di questa fotocamera, tutte le funzionalità, e tutti quei pulsanti che ci consentono di navigare all'interno del menu. Come potete vedere, il menu è veramente molto molto esteso, quindi non sto qui a parlarvi del menu, delle funzionalità, perché è un menu e sono delle funzionalità veramente molto molto estese. Allora ragazzi, adesso passiamo a parlare dell'ottica. Abbiamo un'ottica da ben 20,3 megapixel e registra video a 60 frame a 1080p ed ha uno zoom ottico fino a 40x. Allora ragazzi, i punti di forza di questa fotocamera, bene, sono veramente due. Il primo è sicuramente quello lì del display reclinabile, perché rispetto alla mia Nikon Coolpix B500 dovevo montare cavetti esterni, display esterni per poter guardare ciò che stavo inquadrando, ma con questa PowerShot 6X730HS il display reclinabile è veramente un punto di forza e mi consente di guardare tutto ciò che sto inquadrando in quel momento. Un altro punto di forza di questa fotocamera è sicuramente la batteria proprietaria, sì, perché nella parte inferiore di questa fotocamera troviamo uno sportellino che va ad ospitare sia la batteria proprietaria e sia l'inserimento di una SD card per scattare e registrare tutti i nostri video e foto del caso. Allora,
Se vi ricordate, prima vi avevo detto che avevamo anche il connettore micro USB, e quel connettore serve proprio a far ricaricare la nostra fotocamera sia con qualsiasi alimentatore da parete, e qualora noi fossimo in viaggio possiamo ricaricare la nostra fotocamera anche con un power bank. Sì ragazzi, avete capito bene, la possiamo ricaricare anche con un power bank, e dato che quando io registro i miei video la batteria non è mai troppa, questa fotocamera l'ho affiancata ad un caricabatteria esterno con altre due batterie di supporto. Quindi ragazzi, sì, ho tre batterie totali che mi consentono di scattare e registrare tutti i video che voglio. Per quanto riguarda la durata della batteria, beh, dipende da come si utilizza, perché la batteria io solitamente quando giro un video arriva quasi alla fine che si è scaricata e riesco a malapena a registrare la mia ultima parte. Quindi se la si utilizza intensamente per registrare dei video attorno alle 2-3 ore di videoripresa. Ma per quanto riguarda le foto, beh, se scattate solo foto la batteria può durarvi anche magari una settimana più o meno, da quello che ho potuto provare. Non sono dati certi, però come vi ho detto prima, per i video attorno alle 2-3 ore se la si utilizza intensamente solo per registrare video, ma per le foto, beh, è molto duratura. Beh ragazzi, come ho detto all'inizio di questo video, io non sono un esperto in materia per quanto riguarda le fotocamere, le ottiche delle fotocamere, ma posso dirvi la mia. Allora, adesso non vi mostro nessuna clip, nessuna foto che ho scattato nei giorni precedenti, ma qui a destra nelle schede alla fine di questo video potete trovare tutti i vlog e video del caso che ho potuto registrare da questa fotocamera. Quindi ragazzi, se ve li siete persi, da questo momento in poi, dai, link nelle schede e alla fine di questo video potete trovare tutti i video del caso inerenti a questa fotocamera, sia vlog sia prove fotografiche e quant'altro. Allora ragazzi, per quanto riguarda la fotocamera, qualora voi la vogliate acquistare, beh, io vi lascio il link ad Amazon qua in basso in descrizione, ma non solo, vi lascio anche il link per poter acquistare questo alimentatore con due batterie di supporto. Quindi ragazzi, se proprio volete acquistare sia una sia l'altra cosa, tutti i link li trovate qua in basso e in descrizione. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ho detto la mia su di questa fotocamera, anche essendo un emerito inesperto, ma lasciamo indietro i particolari, e voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti per quanto riguarda questa fotocamera. Quindi ragazzi, se vi è piaciuta, se la comprereste, insomma, ditemi qualsiasi cosa. Ma non solo, se il video vi è piaciuto lasciate tutti i vostri pollicioni in su, perché aiutano veramente moltissimo il canale, e soprattutto, ve lo dico, non ve lo dico, vabbè, ve lo dico come faccio sempre a fine di ogni mio video, iscrivetevi al canale, anche in questo modo mi aiutate a crescere. Quindi ragazzi, pian piano stiamo crescendo, di questo non posso che essere che contento, e attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Ma soprattutto condividete questi video, e non solo, se volete parlare con me direttamente, @MythicalSnake su Instagram. Tutti i link di riferimento sia ad Instagram sia anche alle altre mie reti sociali trovate il link qua in basso in descrizione. E ragazzi, vi ho detto la mia sulla fotocamera che mi sta registrando in questo momento, quindi se volete altri tipi di informazioni, qua in basso vi lascio anche il link al sito ufficiale Canon, dove potete leggere tutte le informazioni del caso. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!